Tradizionalisti. Grazie per essere intervenuti, un ringraziamento particolare a Paolo Bianchi della Gioventù Liberale Italiana, che tra l'altro ha anche dato diffusione, grazie Paolo, alla manifestazione. Ringrazio i ragazzi dell'Abcom che ci hanno messo a disposizione questa sala. Ringrazio tutta l'UNI, non sto a nominare tutti, ringrazio tutti, grazie per essere qui. Bene, prima di tutto una cosa che forse apparentemente non c'entra con l'evento di questa sera. Volevo ricordare la vicenda dei nostri Marò. Non se ne parla mai, non ne parla nessuno, eppure è ancora in pieno, fra virgolette, svolgimento. Vi dico perché l'ho richiamata, per due motivi. Uno, perché ho preso l'impegno con me stesso di ricordarla sempre finché non fossero tornati in patria. Due, perché considerando tutto sommato anche il titolo della conferenza, Sovranità economica e libertà democratica, forse quello è anche un segno che la nostra sovranità nazionale, che sicuramente è strettamente connessa alla sovranità anche economica, è andata a farsi benedire. Detto questo, andiamo avanti. Allora, scusate, ho gli occhiali, sono nonno anche se non sembra, me lo dico da solo. Allora, siamo qui con il professor Bagnai che non sarebbe nemmeno bisogno che ve lo presenti, perché ormai è più che noto, però approfitto per ricordare la sua attività. È un professore associato di politica economica presso il Dipartimento di Economia dell'Università Gabriele D'Annunzio di Chieti, Pescara. Tiene i corsi di politica economica ed economia politica della globalizzazione. È ricercatore associato al Centre Recherche en Economie Appliquée alla mondializzazione di Rouen. Si occupa di economie emergenti, scrive su tantissime riviste internazionali. Vi dicevo, non c'è bisogno di presentarlo, anche se vi ho voluto ricordare brevemente il suo curriculum, perché negli ultimi mesi si sta muovendo in tutta Italia, svolge la sua attività, direi informativa, di rigoroso scienziato nella materia dell'economia, perché con la sua opera ha voluto togliere il velo alle falsità che erano state raccontate sull'euro e ai limiti della moneta unica europea. In questa opera di divulgazione, ribadisco, rigorosa dal punto di vista scientifico, gli sono state tra l'altro attribuite varie etichette politiche, più o meno credo che le abbia avute tutte. Oggi si guadagnerà anche la nostra, non so se gli farà piacere o meno, per noi è un onore. Tra l'altro credo che con noi abbia forse qualcosina più in comune che con gli altri. Noi non siamo un partito politico, tanto per cominciare, e soprattutto abbiamo sempre difeso la sovranità nazionale. È un vizio che abbiamo da parecchi anni e pertanto forse con noi si trova più che con gli altri. Poi sicuramente con il professor Bagnai, che dal punto di vista politico è un uomo di sinistra, ma si fa per dire, sinistra non schierata, non... tanto ora mi prenderò un bel rimbrotto, ma non è schierato, è uno scienziato, ribadisco, rigoroso. Ma con lui abbiamo in comune una cosa che spesso qui in Italia ci scordiamo, forse ce la scordiamo anche qui, anche se tutto sommato ci facciamo a un certo tipo di tradizioni. Siamo tutti italiani e abbiamo una casa comune da difendere, la nostra patria. Grazie. La parola al vicepresidente nazionale dei Lumi, Fabio Fazio. Sì, buongiorno a tutti, vado di corsa perché non voglio togliere tempo al professore. Io sono qui oggi per portarvi il saluto del nostro presidente Alessandro Sacchi, che non è potuto essere con noi, e per portare conforto al professore, economista eretico e da oggi anche monarchico. Noi ne sappiamo qualcosa di cosa voglia dire avere queste etichette. Ci sono davanti, vedo Sergio, Vincenzo, che per una vita
si sono portati dietro questa etichetta, insomma si sopravvive anche con questa nomenclatura. Benissimo. Benissimo, bene. E poi vorrei appunto richiamare la vostra attenzione su quello che sarà dopo la presentazione del professor Bagnai. Io ho letto il libro per questioni di curiosità legata all'attualità che tutti oggi stiamo vivendo, per questioni anche professionali, e vi posso dire che di tutte, diciamo così, le nomenclature che gli sono state date, proprio non riesco a capire quella dell'antipolitica, perché si dice sempre che la politica deve tracciare gli orizzonti, deve tracciare la strategia e poi deve chiedere ai tecnici supporto per quella che è la tattica, cioè per come la strategia poi sin dal primo momento deve essere attuata. Io credo che questo libro dal punto di vista tattico porti molto supporto alla politica, quindi non lo vedrei come un'opera, questo è il mio giudizio personale, antipolitica, ma in realtà di grande aiuto, perché la politica eviti di perseverare su strade che già palesemente hanno portato a verificare che forse qualche riflessione in più su come attuare e se attuare l'Unione Monetaria Europea forse si doveva fare. Non voglio togliere più spazio al professore, vi dico solo una cosa, la posso dire perché sono biellese, vivo a Monza, quindi super partes, oggi parliamo anche di libertà democratica, vi invito ad andare a votare, a compiere il vostro dovere, perché non è non andando a votare che si manifesta una propria avversione a questo, a quest'altra parte o alla politica in genere, ma si viene meno ad un diritto che si è prepotentemente voluto e dunque lo si deve esercitare. Grazie. Buonasera, benvenuti. Ringrazio l'Unione Monarchica Italiana in tutti i suoi vari esponenti per l'ospitalità e in particolare l'amico Paolo Rossi di Vermandois, che insomma dal quale è nata questa proposta, che ho subito accolto toto corde, anzi forse addirittura mi sono fatta avanti io con lui, non ricordo, dipende da quanto avevamo bevuto, adesso non ve lo saprei dire, ma insomma è sicuramente una proposta nata in un simposio in senso etimologico. Bravo. Sì, qua c'è anche un po' di... Sì, io suono come accompagnatore, mi trovo sempre davanti il leggio del violinista, quindi sono abituato a stare in background, ma insomma capisco che qui invece questa sera il violinista sono io. Non ho ritenuto di annoiarvi con tutta una serie di grafici, di dati, eccetera, eccetera, ma non perché li ritenga superflui, anzi al contrario, l'esperienza della mia attività di divulgazione mi ha dimostrato che il pubblico di qualsiasi tipo reagisce molto con attenzione, con comprensione a quei dati economici che invece mezzi di comunicazione politici tendono a, come dire, evitare sulla base del fatto che il popolo non sarebbe in grado di capirli e si annoierebbe. Invece io, quando ho deciso malauguratamente e mosso da motivazioni che adesso brevemente vi esporrò a iniziare un'attività di divulgazione, ho deciso di cominciare proprio dai dati, dal far vedere alle persone quali erano i dati della macroeconomia. È un percorso che naturalmente per questo tipo di caratteristica si presentava come elitario, che visibilmente non si proponeva l'obiettivo di parlare a tutti, ma il problema è che per parlare a tutti devi essere in grado di non dire niente, cioè devi parlare per slogan, e per questo ci stanno tanto bene i politici e le televisioni. E io sinceramente non mi sarei mai messo ad occupare una nicchia di mercato occupata da interlocutori tanto potenti. Mi sono ritagliato una mia nicchia nella quale ho cercato di essere me stesso e di esprimere alcune cose. Le due cose che sono riuscito a esprimere meglio e che mi hanno attirato tanto consenso sono state, credo, la rabbia e la paura. La rabbia
perché dal punto di vista di un economista che studia economia internazionale, e poi se volete definiamo che cos'è un economista e che cos'è un economista che studia l'economia internazionale, per esempio se avete presente Boldrin e Giannino, ecco, sono due animali completamente diversi, anzi forse sono solo due animali e basta. Dal punto di vista di un economista che studia l'economia internazionale, perché dico rabbia? Perché gli esiti ai quali stiamo assistendo erano ampiamente prevedibili, nonché previsti. In termini tecnici l'euro era evidentemente un errore, questo è palese, non voglio sembrarvi presuntuoso, se leggerete il testo vedrete che con un certo puntiglio documento questo fatto, cioè il fatto che per bocca dei massimi esponenti della, della scienza economica, quelli che insegnavano a Harvard o a Londra, o a, certi esiti, quelli ai quali stiamo assistendo, erano assolutamente scontati. E questa quindi è la rabbia anche per aver rimbalzato, io posso documentare 14, 15, 16 anni, diciamo così, di opposizione all'eurismo, nel senso che il primo articolo che ho scritto in cui dicevo ma secondo me i vantaggi non saranno tanti è del 97, nel 97 Modigliani, come ricorderete, grande icona della sinistra perché aveva litigato con Berlusconi a porta e questo aveva fatto di lui una specie di, come dire, di araldo del pensiero alternativo, quando invece insomma Modigliani, gli studiosi di storia del pensiero economico lo collocano in quell'opera di, diciamo, revisionismo keynesiano, insomma lo collocano piuttosto a destra. In Italia era diventata una grande icona perché aveva fatto un piccolo battibecco, un piccolo alterco con Berlusconi, quindi aveva guadagnato questi galloni di progressismo. Beh, a quell'epoca, nel 97, Modigliani propugnava fortemente l'unione monetaria, sulla base di un argomento abbastanza interessante che nel testo ricordo. Modigliani diceva: noi adesso siamo sotto botta perché all'interno dello SME siamo costretti a seguire la politica monetaria tedesca, se la Germania alza i tassi la Banca d'Italia deve seguire perché altrimenti i capitali scappano tutti in Germania per avere una remunerazione più alta, ma un giorno ci sarà il più Europa monetario, cioè la BCE sarà questa meravigliosa banca di tutti noi che quindi curerà gli interessi di tutti noi perché sarà un organo collegiale e dai a ride, come si dice a Roma. E io umilmente in un convegno in presenza del ministro Pandolfi, che era quello che aveva fatto la dichiarazione di voto della Democrazia Cristiana per l'entrata nello SME, io giovane e non particolarmente aitante ricercatore, nel 97 ero di ruolo da un anno, mi permisi di far notare che questa era, diciamo così, una lieve imprecisione, nel senso che evidentemente qualsiasi organo collegiale a livello europeo sarebbe stato dominato, come lo è di fatto adesso la Commissione, come è la BCE, dalle lobby dei paesi del nord, che comunque anche in termini numerici avrebbero avuto una significativa influenza sulla conduzione della politica. E questo è quello che è successo. Allora, da allora, dal 97 e fino a ieri, ho rimbalzato sul muro di gomma dei luoghi comuni della, prima è stata detta la parola sinistra, appunto, di quella che in Italia si autoproclama sinistra o pensiero progressista o quello che è, cercando di far capire che le cose stavano in un modo lievemente diverso e cercando di portare una visione critica perennemente. Quindi capirete che, insomma, non so se ricordate il Marchese del Grillo quando fa default, no? Cioè quando non paga Ronne Piperno, credo che vi sia chiaro che chi fa default è il Marchese del Grillo, peraltro, se capite questo già capite molto dell'Europa, ma lì c'è una frase significativa che sicuramente ricorda il, no? Come dire, tu eri esplicita, hanno messo in croce quella storia lì, permetti che me lo rempo al culo, ecco, esatto, io sono 15 anni che mi esprimo in senso critico, inascoltato, e quindi evidentemente questo ha fatto sorgere una certa indignazione. E poi la paura perché vedete, la situazione nella quale siamo è altamente instabile e è evidente che siamo in mano a una classe politica che non è in grado di gestirla.
nel senso che, come dico sempre, insomma, il percorso europeo si basa su due tipi di menzogna, la menzogna del sud e la menzogna del nord. La menzogna del sud è: con l'euro starete meglio, diventerete ricchi, lavorerete un giorno in meno alla settimana, mi pare che abbia detto addirittura qualcuno, e purtroppo senza sapere che nel frattempo c'era internet, per cui tutto quello che viene detto poi rimane e la gente se lo ricorda. E non è che siamo diventati esattamente ricchi, lavoriamo forse un giorno in più alla settimana, stiamo per fare una riforma del calendario, credo, per avere le settimane di 8 giorni, non riusciamo comunque ad arrivare alla fine del mese e la gente si uccide, addirittura dalla disperazione, cosa alla quale io, che ho 50 anni, comunque non ho mai... ero senziente negli anni 70, che pare fossero questo grande scatafascio economico, non ho mai sentito parlare di suicidi per disperazione legati alla situazione economica. E lì, diciamo, la menzogna del sud quindi è palese. Poi c'è la menzogna del nord. La menzogna del nord, la nostra cortese cancelliera, che dice: ora che le cose cominciano ad andare male, come sempre, in Germania la colpa è sempre di qualcun altro. E quindi la colpa è, questo oivo ce l'hanno rovinato quelli del sud, che sono pigri, improduttivi, eccetera, eccetera, eccetera. La colpa è loro, stiamo pagando per loro, sappiamo benissimo che non è così, ma insomma... E noi siamo incapsulati in queste due menzogne, cioè fra un nord che gestisce la comunicazione politica sulla base di dinamiche interne di stampo leghista e un sud che fondamentalmente ha tradito... dove la classe politica fondamentalmente ha tradito i propri elettori, perché, me lo ricordo in modo molto semplice, molto immediato, quello che tutti gli economisti sanno è che se si introduce una rigidità con la fissità del cambio, qualsiasi shock poi deve scaricarsi su altro. E su cosa si scarica? Normalmente si scarica sui salari, perché in caso di congiuntura economica avversa, i modi per, diciamo, recuperare competitività sono due: o cambi il valore della moneta o paghi di meno, abbatti i salari. Quindi introdurre la rigidità del cambio significa introdurre la flessibilità del lavoro e del salario, una flessibilità che naturalmente non è come dire, un movimento elastico come quello di una corda di violino o di clavicembalo, cioè la corda oscilla in su e in giù. Invece il salario oscilla solo in giù. Ecco, una flessibilità, diciamo così, orientata da che cosa? Dai rapporti di forze politiche che si determinano nei paesi e che è monodirezionale, cioè una race to the bottom, per dirla come direbbe un economista che spesso va in America per dimenticare l'italiano, una corsa verso il basso. Perché? Anche perché fondamentalmente la rappresentanza politica delle persone che dovevano opporsi a questa corsa verso il basso si è sbriciolata e scomparsa e non c'è più. E questo naturalmente mi fa molta rabbia. Alla base di questo non esserci più una rappresentanza politica, quindi quello che il testo cerca di fare... quanti giorni ho? Quanti vuoi? Ok, vabbè, allora io devo, siamo attrezzati. Il 13 devo andare a Parigi, ma insomma, oggi siamo, abbiamo 5 giorni, quindi ok. Ce la facciamo, sì. In 5 giorni, quello che dovevo dire fondamentalmente l'ho già detto, insomma l'avrete già capito, adesso c'è qualche piccola postilla da fare, cioè qui ragionando con Paolo su di cosa avremmo potuto parlare, mi è venuta l'idea che avremmo dovuto parlare della sovranità economica e delle libertà democratiche, o forse sarebbe meglio dire, insomma, dei diritti fondamentali che gli stati nazionali assicurano ancora, perché gli stati nazionali nascono come presidio di tutela di alcuni diritti fondamentali scritti nelle loro costituzioni. Ora, l'euro ovviamente è un problema a livello europeo, ma ci sono altri problemi, problemi più ampi, nei quali io ovviamente non sono competente a parlare e sui quali ovviamente mi sono dovuto avventurare. Perché? Perché da economista consideravo abbastanza banale il problema economico e mi andava di allargare il discorso ad altri ambiti per dare un quadro più ampio della situazione. Perché ci troviamo qui a sud incapsulati in una situazione nella quale
una classe politica si è mossa in modo così contrario agli interessi dei propri elettori del proprio paese? Questa è una domanda alla quale io non so dare una risposta. Ci sono tante sfumature che si possono affrontare. Quando si entra in questo argomento spesso si viene catturati da dinamiche di tipo complottista, perché i cattivi, i corrotti hanno... E questo è un tipo di percorso che a me non interessa. Il tipo di riflessione che volevo fare è una riflessione che comunque, come dire, tiene conto del fatto che ci sono alcuni equivoci di fondo nel modo in cui il percorso di integrazione europea viene proposto anche a livello politico. Il primo equivoco di fondo, secondo me, è quello secondo il quale, al di là del fatto che l'euro sia stato un errore o meno, noi comunque dobbiamo metterci insieme perché c'è la globalizzazione, perché c'è la Cina e perché in un mondo dove emergono i big player devi essere un big player, un grande attore per avere successo economico. Quindi in questo senso l'Unione Europea e quindi poi a valle la moneta unica vengono portate avanti come naturale risposta al processo di globalizzazione. Questo tipo di impostazione a me sembra particolarmente discutibile ed è anche interessante osservare che negli anni 90 veniva discusso proprio da quelle persone che adesso invece la difendono a spada tratta. Per esempio, a me ha molto colpito ritrovare sia sul Corriere della Sera che su riviste scientifiche degli interventi di Alberto Lesina, il quale molto semplicemente diceva: ma scusate, perché gli stati devono mettersi insieme? Gli stati si mettono insieme per godere del vantaggio che gli deriva dall'avere un grande mercato interno. Se hai un grande mercato interno, sei meno sensibile a variazioni della congiuntura mondiale, perché diciamo vendi meno al resto del mondo, ma le tue famiglie continuano a consumare, insomma, cioè, hai una grande massa e questo ti permette di resistere agli shock. D'altra parte però, diceva Lesina, quando ti metti insieme hai un problema di governo di un grosso paese. No? Tutti adesso dicono, ma hai visto in Islanda che hanno fatto? Sì, ma l'Islanda è due volte Pescara. E quindi si va presto a raggiungere un consenso politico in 300.000 o quanti sono. Quello che manca evidentemente in Europa è la possibilità di raggiungere un'unità di intenti politica. E che la mancanza di un'unità di intenti politica avrebbe mandato in pezzi qualsiasi tentativo di integrazione economica è una cosa che economisti come Caldor già all'inizio degli anni 70 avevano ampiamente detto. Quindi quest'idea che ci serve l'eurone perché con la liretta non andremo da nessuna parte è in primo luogo una falsità in termini geopolitici. Se noi andiamo a mettere in fila i paesi per reddito pro capite vediamo che nei primi 20 più ricchi di paesoni grandi di fatto ci sta solo gli Stati Uniti, i quali, come dire, hanno svariati motivi oltre alla vastità del territorio per avere una posizione di predominio, motivi che derivano dal loro percorso storico che conoscete. Quindi, e a valle di questo primo totale paralogismo c'è un altro, quello secondo cui ragionare in termini di interessi nazionali sarebbe un ragionamento antiquato, un ragionamento appunto, prima evocavano il Trattato di Vestfalia, insomma, del 48, però del 1648. Ragionare in termini di interessi nazionali non è, secondo me, attualmente ancora antiquato per vari motivi. Esistono motivi giuridici, appunto, riferiti al fatto che, come tanti autori, io per esempio adesso sto leggendo un libro del Presidente della Repubblica Ceca, Václav Havel, no? Quello Integrazione Europea senza pregiudizi, beh, lui chiaramente afferma il fatto che le Costituzioni nazionali sono un principio di tutela, tutelano i cittadini e che il sovrastato europeo in realtà è qualcosa che nelle dichiarazioni di chi lo ha proposto e lo sta attuando è qualcosa che serve ad allontanare una serie di decisioni dal controllo democratico dei cittadini. Voi immaginatevi le future elezioni dirette del presidente degli Stati Uniti d'Europa.
spero cogliate la sottile ironia del fatto che per eleggere un presidente lettone, no, si farà una bella campagna elettorale nella quale un francese, un tedesco e un portoghese parleranno nell'unica lingua comune che hanno, che sarà nel frattempo la lingua del primo paese che se ne sarà andato dall'Unione Europea, cioè l'Inghilterra. Ecco, credo che questo paradosso apparente vi faccia capire quali sono le che cosa significa allontanare la democrazia dai cittadini. Il discorso politico deve essere fatto nella tua lingua materna, è un discorso molto delicato, non lo puoi fare nella lingua di un altro. E poi però io non mi addentro in questo perché non sono un linguista, non sono un sociologo, non sono un politologo, non sono un giurista, ego sum qui su, insomma, e sono un mezzo economista. L'economista dice una cosa molto semplice: finché ci sarà una contabilità nazionale ci sarà un interesse nazionale. Qual è il punto? Il punto è il seguente: se i debiti che abbiamo con la Germania sono debiti esteri che pesano sulla nostra bilancia dei pagamenti, dobbiamo cercare trovare un modo per evitare che il nostro squilibrio di bilancia dei pagamenti si aggravi, e ragionare in termini di squilibri esterni ha un senso, e ragionare in termini di difesa, per esempio, delle attività produttive che sono sul nostro territorio dalla cattura da parte di capitali esteri ha un senso. Perché? È molto semplice, perché quando un capitale estero, i famosi investimenti esteri che ci salveranno, secondo il governo Monti e altri governi di questa risma, intervengono nel territorio, succede che esiste una proprietà di aziende italiane che passa in mani estere, e quindi molto legittimamente esistono dei redditi prodotti in Italia che poi se ne vanno all'estero. E questo rappresenta un drenaggio di risorse. Normalmente i paesi fortemente dipendenti dall'estero infatti hanno un prodotto nazionale inferiore al prodotto interno. Cosa significa? Significa che nel territorio vengono prodotti tanti redditi, ma una buona parte di questi se ne va e va a ripagare fattori produttivi esteri. Questa è una situazione abbastanza normale per paesi colonizzati, per esempio i paesi dell'Africa subsahariana. Sta diventando la nostra situazione. E in un contesto nel quale non esiste alcun meccanismo e non è concepibile, non è proponibile alcun meccanismo di solidarietà europea, e non è proponibile né a livello culturale, né a livello tecnico, né a livello economico, né a livello politico. Quindi significa veramente che noi siamo paradossalmente ancora più esposti dell'ipotetica Repubblica delle Banane o dell'ipotetico paese dell'Africa subsahariana, perché viviamo nell'equivoco di poter costituire una comunità di uguali, laddove invece siamo una comunità di stati che legittimamente da 3 o 4 millenni, forse anche di più, si prendono regolarmente ammazzate sui denti gli uni con gli altri. E basta una piccola riflessione sul fatto che la storia non mostra particolare tendenza a finire e ad evolvere verso un ipotetico Eden, un ipotetico paradiso terrestre, per rendersi conto di quanto sia pericoloso ragionare in termini di unione politica fra paesi così diversi. Però questo è il ragionamento che viene fatto. Quindi adesso che l'euro non funzioni lo sanno tutti, perfino le persone che lo hanno fortemente propugnato, e mi riferisco a esponenti della nostra sinistra, sì, ma penso per esempio a Fassina, no? Cioè, diciamo, per dire, un esponente di spicco molto, molto, molto inferiore, ma che... Un idiota, inutile idiota. Sì, scusate. No, invece è stato utile, perché lui ha ammesso pubblicamente quello che da una persona di sinistra mai ci si saremmo potuti aspettare, cioè ha ammesso pubblicamente che con l'euro, non potendo svalutare la moneta, svaluti il salario, no? Questo è diventato molto... E da lì non ti amo. Sì, vabbè, ma insomma... Era con, l'appoggio una... dei, con l'appoggio dei sindacati. Nel mio dizionario che ho messo online esistono, diciamo, due modi per dire venduto. Venduto a un giornalista si dice così: in democrazia l'informazione è un bene prezioso e soprattutto costoso.
Mentre a un sindacalista si dice così: il modello di relazioni industriali tedesche presenta luci ed ombre. Ecco. Perché chi conosce il modello di relazioni industriali tedesche, che generalmente si traduce nel fatto che i sindacalisti vengono corrotti e portati a fare bunga bunga dagli industriali purché poi, diciamo, cedano su tutta una serie di diritti dei lavoratori, insomma, sa che. Peraltro quelli che fino a ieri lo difendevano sono adesso quelli che fanno copia e incolla del mio libro per scrivere articoli su Micromega, improvvisamente convertiti sulla via di Damasco. Ma insomma, l'Italia è fatta così, ci piace perché è fatta così. No, volevo, diciamo, arrivare a una sintesi e poi lasciare lo spazio alle vostre riflessioni. C'erano altre parole che mi avevano colpito, sì, l'antipolitica della falsità, abbiamo parlato appunto in questo senso, e l'economista eretico. Io non... Uno dei grossi problemi della mia attività di divulgazione è stato quello di intraprenderla in un paese che per 30 anni era stato sostanzialmente dominato da un'informazione a senso unico, governata dalle persone che avevano orientato il processo politico, il processo mediatico, nel modo che ho appena detto, che non era esattamente non sempre quantomeno funzionale agli interessi dei propri elettori e funzionale agli interessi dei propri compatrioti, per usare questo termine che comunque per me un senso ce l'ha, nel senso che il patriottismo e il nazionalismo sono due cose diverse, e vi vorrei far riflettere sul fatto che in realtà l'ideale europeo si configura come un ideale pericolosamente nazionalistico, perché sostanzialmente quello che i buonisti europei ci dicono è che noi dovremmo fare questo grande paese perché ci sono i big player e quindi dobbiamo metterci insieme in questa grande nazione europea per andare a fare la politica delle cannoniere contro la Cina. No, perché questo è fondamentalmente il messaggio subliminale che passa: la Cina è cattiva, l'America, vabbè, ancora per alcuni di questi qui ha il K, perché giustamente l'estrazione è quella. Allora ci sta la Cina da una parte, l'America dall'altra, noi in mezzo, per difenderci dobbiamo creare questa... Quindi questo ideale nazionalista paneuropeo è pericolosissimo, perché effettivamente fa leva su una serie di pulsioni irrazionali dei vari popoli, mettendoli su un percorso profondamente sbagliato. Perché quando vi dicono che se voi volete difendere in qualche modo gli interessi del vostro paese, siete dei nazionalisti, delle persone antiquate, eccetera, eccetera, ma cosa c'è stato di più nazionalistico per un greco che non entrare nell'euro? Cioè, mi spiego, io questo cerco di spiegarlo e forse qui rischio anche di essere capito. Quando i paesi del sud sono entrati nell'euro, ci sono entrati per acquisire uno status symbol, no? Hanno fatto dei sacrifici per dotarsi di una moneta troppo forte per loro, sulla base del presupposto che loro non erano peggio degli altri, no? Abbiamo tutti voluto essere biondi e con gli occhi azzurri e produttivi, salvo poi scoprire dai dati che tutto sommato lo eravamo magari già produttivi. Quello che voglio dire, cioè, che delle elite dissennate o corrotte hanno proposto a tutta una serie di popoli del sud questa entrata, facendo leva sulla pulsione, tutto sommato legittima, di tanti popoli di non sentirsi peggio e di popoli che venivano proposti non si sa bene perché come modello, no? Cioè, capito? Eritis sicut alamannos, scientes bonum et malorum. Questo è stato quello che ci hanno detto. Sarete il serpente dell'integrazione europea, è venuto da noi e ci ha detto sarete tutti tedeschi, e questo per me è nazionalismo pericoloso, perché è fare una scelta non sulla base di un ragionamento economico, e non sarebbe stato possibile farlo perché che c'era la fregatura, si sapeva, lo dicevano tutti, ma è stato fare una scelta politica ai propri elettori proponendo un argomento sentimentale, irrazionale, che faceva leva su delle pulsioni anche legittime, quelle di non sentir illusorie, assolutamente. Io lo capisco che uno non si voglia sentire, diciamo così, inferiore a un altro, ma dovremmo anche capire che
un modello di integrazione fra realtà così diverse può funzionare solo se le differenze le valorizza anziché schiacciarle, anziché uniformarle a un unico ipotetico modello ritenuto superiore come quello tedesco, che in realtà è entrato in forte sofferenza all'inizio del secolo nell'unione monetaria e è riuscito a riprendere quota solo, diciamo, orientando a modo suo le regole europee. Quindi, come dire, però questo è quello che viene detto. Io vengo accusato di nazionalismo, voi ci sarete abituati, insomma, sono benvenuto nel club, mi direte, ma insomma, va bene così, ecco. Nel frattempo la riflessione su cosa sia il nazionalismo adesso sta un pochino sfuggendo, per fortuna, al monopolio culturale di un certo tipo di intellettuali, e si comincia a capire che per esempio certi giuristi o certi storici hanno visioni lievemente più articolate, e va bene così. Però naturalmente, essendo uno dei primi a dire certe cose e a dirle, diciamo, con un certo stile, perché poi appunto quello che ha fatto il relativo successo della mia attività di divulgazione, il relativo successo del libro è stato fondamentalmente più lo stile che il contenuto. In un paese in cui nessuno ne aveva mai parlato, è chiaro che l'etichetta di economista, diciamo, eretico ti viene affidata. È paradossale, in Italia sei un economista eretico se banalmente scopiazzi, magari qualche volta in dialetto, qualche volta così, quello che dicono Krugman, Stiglitz, cioè voglio dire l'estrema ortodossia dei premi Nobel statunitensi o internazionali. Questo basta per essere definiti eretici in un paese che in questo caso e per via di queste dinamiche dimostra in realtà di essere una provincia culturale. E quando mi parlano di economista eretico, siccome a me capita di insegnare a Rouen e tutte le volte che vado al mercato passo di fronte al muro parafuoco, la mia riflessione è questa: io non sono un economista eretico, sono un economista inquisitore. Quando si arriverà alla resa dei conti sarò io a avere il cerino in mano, visto che quello che, diciamo, dico è abbastanza ortodosso e tra l'altro si appoggia su delle dinamiche economiche che sono state regolarmente violentate nel corso degli ultimi 30 anni e anzi, come ci fanno notare Reinhard e Rogoff, oggi tanto vituperati, anche nel corso degli ultimi 900 e forse 1000 e forse 3000 anni. Credo che anche nel codice di Hammurabi si parli di come gestire gli eccessi di debito, e qua sicuramente c'è qualcuno che lo sa meglio di me, insomma, i debiti si gestiscono in tanti modi, dei quali il più snello è quello di non pagarli, ma poi bisognerebbe anche capire comunque prima perché vengono fatti, ma non entro in questi dettagli, è tutto scritto qui. Ma e quindi, come dire, economista, diciamo, queste dinamiche quando vengono violentate e vengono distorte, alla fine si scaricano in crisi e poi faticosamente si raggiunge un equilibrio. L'ultima volta che i paesi occidentali sono stati così indebitati è stato dopo la Seconda Guerra Mondiale. Dopo la Seconda Guerra Mondiale abbiamo avuto 30 anni di andamento regolato dei mercati in un sistema che comunque aveva delle instabilità intrinseche che descrivo, ma che ci ha permesso di crescere e di ripagare i debiti, e poi abbiamo avuto 30 anni di mercati completamente sregolati che ci hanno portato dove siamo. Un altro grosso equivoco sulla costruzione europea, e qui chiudo perché poi veramente mi interesserebbe, non so poco, a che ora chiudiamo i lavori qui? Fra 5 giorni abbiamo detto. 5 giorni. Sì, ma non... Ce la facciamo. Io dico no, a parlare di tutto no. No, ma solo un equivoco e una prospettiva. Un altro grosso equivoco culturale sulla costruzione europea è questa idea che sia europea, vuol dire culturalmente europea. Allora, noi abbiamo delle regole, diciamo, tali per cui la banca centrale si dà un obiettivo di crescita fissa dell'offerta di moneta. Chiunque abbia fatto un corso di macroeconomia di una settimana sa che questa è l'idea dominante di Milton Friedman, che non era esattamente
non insegnava a Pescara, purtroppo per noi, ma a Chicago, quindi che sta dall'altra parte dell'oceano. Quindi noi abbiamo una costituzione economica, materiale, ma anche formale, che è basata su principi del liberismo statunitense. E ne andiamo fieri come se fosse quello che ci distingue dall'America col K, ma in realtà, culturalmente, la matrice di questo, di questa Costituzione, che fra l'altro con l'adesione all'Europa diventa diritto prevalente, per cui cancella e violenta le nostre Costituzioni nazionali, è fondamentalmente statunitense. Quindi, diciamo, il discorso del riappropriarsi della sovranità diventa un discorso molto più ampio, diventerebbe un discorso di riappropriarsi delle proprie categorie culturali, o forse di costruire delle proprie categorie culturali in ambito economico, di smettere di illudersi di essere europei obbedendo al liberismo americano come modello di costruzione di una integrazione che non può esistere, di smettere di parlare degli Stati Uniti d'Europa che sono una cosa ridicola, e proponendo come modello vincente gli Stati Uniti d'America, che sono una cosa completamente diversa. Insomma, sì, qualcuno all'inizio aveva citato la falsità, ecco, falsità e ipocrisia, questo è quello che personalmente ho visto e sofferto per, insomma, da quando sono diventato senziente in economia. Prospettive rapidamente. Allora, adesso se ne parla, non particolarmente per merito mio, credo per merito dei tempi, perché vedete, il problema è che perché se ne parli bisogna che qualcuno ascolti, e io ne ho sempre parlato, ma hanno sempre, diciamo, cortesemente preso in giro, e comunque non in circostanze pubbliche. Poi la mia attività di ricerca a un certo punto si è orientata su tutte altre cose, sulla Cina, sui paesi in via di sviluppo. Il fatto è che ho avuto la grande fortuna di cominciare a parlare in un momento in cui c'era tanta gente che voleva ascoltare, perché c'era tanta gente che cominciava a capire che c'era veramente qualcosa che non andava, e che il qualcosa che non andava non era l'ipotetico commerciante che forse ha fatto il furbo, o il fatto che siamo entrati col cambio sopravvalutato, ma era qualcosa di strutturale, di profondo. E c'era già tanta gente sbagliata che stava dando le risposte sbagliate. Allora io semplicemente ho detto stop, prendiamo un libro di economia e mettiamo su un blog quello che c'è scritto. È stato un immediato successo. Ora se ne parla. Se ne parla al punto che il dibattito politico comincia a dover prendere atto in forme più o meno, diciamo, esornative, più o meno coreografiche, di quello che io e altri diciamo. Siamo degli utili comprimari sulla scena ipocrita di un dibattito falsato, secondo me, per il momento. Ma il punto è che ho anche l'idea che l'irrazionalità della costruzione economica europea cominci a far perdere soldi a chi li ha, dopo aver fatto soprattutto perdere soldi a chi non li aveva, insomma, deprimendo. E quindi a questo punto molto probabilmente qualcosa cambierà. Cosa è probabile che cambi? Allora, io nel mio testo, visto che insomma, siamo qui per parlare del testo, affronto la prospettiva di un'uscita unilaterale dell'Italia, sapendo benissimo che è una prospettiva politicamente non proponibile, però è una prospettiva didatticamente molto efficace, perché mi permette di smontare una per una le scemenze che continuate a sentir ripetere in televisione. In particolare sono specializzati nel campo delle scemenze i vice direttori del Sole 24 Ore. Io, diciamo, sono direi che vedere chi dirige il quotidiano economico più importante dell'Italia dà un'idea di quanto sia straccione il nostro capitalismo a livello, diciamo, della grande impresa. Perché la piccola e media impresa, come la sto conoscendo io attraverso le lettere delle persone che mi scrivono, è un mondo un pochino diverso, dove c'è un diverso tipo di attenzione e di sensibilità ai problemi. Allora io qui parlo di questa cosa, se uscissimo succederebbe questo, quest'altro. Dicono che succederebbe questo, ma se voi guardate i dati storici, la nostra situazione, quello che è successo in Polonia, quello che è successo in Argentina, quello che è successo in Islanda, ci sono motivi per il famoso discorso che la benzina costerà 7 volte di più, no? Tutte queste scemenze. Vabbè.
Peraltro, come sapete, esistono due edizioni del mio libro. Una è quella letta dai miei colleghi, in cui secondo loro parlo solo della crisi italiana del 92, e una è quella che ho scritto io, in cui parlo di decine di crisi economiche che si sono verificate sulla stessa trama risaputa in 30 anni in tutto il mondo, e quindi abbiamo un ampissimo bagaglio di esperienze per capire che una certa cosa succederà e che conseguenze avrà. Allora, questa dell'uscita unilaterale dell'Italia evidentemente non è allo stato attuale una proposta politicamente sostenibile. L'Italia ha un problema enorme e il problema consiste nel fatto che io posso anche sbagliarmi, il PUDE, esatto, cioè il partito unico dell'euro, come l'ho definito in una trasmissione televisiva di successo, che poi per colpa mia è stata relegata in 14ª serata, quindi tipo Radio Londra, trasmette da c'era un po' la trasmette il povero Gianluigi, posto diciamo di fronte al bivio se andare a trasmettere dalle acque extraterritoriali o far parlare dei cialtroni, ha scelto evidentemente la seconda strada. Ma queste sono cose che è grande stato, grande grande serata quella. No, volevo dire il problema che abbiamo è che verosimilmente si andrà a una segmentazione, a una spaccatura dell'Eurozona. In Italia non ci sarà una classe politica in grado di gestirla, perché ci sarà una classe politica che fino al giorno prima o forse fino al giorno dopo avrà detto che questa cosa non poteva succedere, che era irreversibile, non si sarà dotata né degli strumenti culturali né del capitale politico necessario per negoziare i nuovi scenari con i propri partner. Questa è una cosa che un po' mi terrorizza, in particolare ci sarà un totale vuoto in quello che riguarda, diciamo, la cosiddetta sinistra. E lo scenario che attualmente mi sembra più verosimile è che si vada a una segmentazione dell'Eurozona dall'alto, cioè che si tirino fuori i tedeschi. Questa è una cosa che, diciamo, vado dicendo sul blog da diverso tempo. Proprio ieri sono andato a rivedere un articolo in cui a febbraio dell'anno scorso, una quindicina di mesi fa, quando non esisteva, cioè Alternativa per la Germania, nessuno sapeva cosa fosse, eccetera eccetera, dicevo l'unica soluzione razionale è un'uscita della Germania. Ma perché lo dicevo io? Non sono mica bravo, semplicemente ascoltavo Stiglitz che lo sta dicendo da 3 anni, no? Quindi, cosa ci aspetta? Io credo che ci aspetti comunque una segmentazione dell'Eurozona. Perché ritengo che la Germania possa avere un interesse e una possibilità di andarsene? La possibilità di andarsene è legata alla natura delle menzogne che gli elettori tedeschi hanno dovuto subire. Perché la menzogna che l'elettore tedesco ha dovuto subire è che se siamo in crisi, loro, la colpa è nostra. E quindi questa menzogna, spinta oltre un certo limite, può provocare fenomeni collaterali tipo quelli, diciamo, che abbiamo assistito, ai quali abbiamo assistito nell'ultimo conflitto mondiale e che speriamo non si ripresentino, ma può provocare anche una risposta politica del tipo: va bene, se noi tedeschi siamo bravi e loro del sud sono cattivi, andiamocene noi e lasciamoli soli. E tanto piacere, arrivederci. Cosa che per l'elettorato tedesco, voglio dire, bombardato da questo tipo di messaggi, riappropriarsi del marco potrebbe anche essere visto come una vittoria, mentre a noi riappropriarsi della lira viene comunque proposto come una sconfitta, un salto all'indietro, no? Tutte queste scemenze qua, come se una volta fatto un errore sia più razionale, più intelligente, più maturo perseverare anziché tornare indietro, no? Ma se io sono a Bologna e devo andare a Rimini, se a un certo punto mi accorgo che sono a Modena, dove mi fermo? A Chamonix? O magari, non so, decido che esco a Reggio e torno indietro? E non capisco veramente quest'idea del riappropriarsi di uno strumento che funziona come tornare indietro. Non la capisco né in termini geografici né in termini economici. Poi si dice che la Germania non avrebbe vantaggi dall'uscita, ma perché? Perché, insomma, lo sappiamo tutti, lo stesso motivo per il quale l'euro è troppo pesante per noi significa che è troppo leggero per loro, cioè consente a loro di vendere sostanzialmente a prezzi vantaggiosi i prodotti della loro fiorente industria. Il problema è che adesso chi comprava i prodotti della loro fiorente industria non ha più un soldo per comprarli,
perché le nostre economie sono completamente schiacciate. È qui che diciamo, gli economisti di risulta che vedete nelle trasmissioni televisive sono in grado di ragionare volta per volta o in termini di prezzo o in termini di quantità, o in termini di debito o in termini di credito. Non capiscono mai che nelle funzioni di domanda c'è un vettore di prezzi e un reddito, non capiscono mai che se c'è un debito c'è anche un credito, perché non puoi indebitarti con nessuno, ti indebiti con qualcuno e quel qualcuno si chiama creditore, e il rapporto che si stabilisce fra voi due, cosa che un giurista capisce spesso meglio di un macroeconomista, ha due lati e sono i due rovesci della stessa medaglia. No, questi sono gli economisti, diciamo, da prima serata, ai quali fatalmente presto anch'io mi aggiungerò, credo, però insomma non penso da solo di riuscire a alzare molto la media perché è veramente molto bassa. E in questo contesto, vedete, se noi abbiamo i debiti e la Germania ha i crediti, e se noi siamo acquirenti e la Germania è venditore, capite immediatamente che la convenienza della Germania, soprattutto dopo l'esempio di quello che è successo in Grecia, non è esattamente nello sterminarci. Un creditore non è molto intelligente se diciamo uccide il proprio debitore, perché diciamo così è molto più opportuno che il debitore sia messo in condizione di produrre reddito e di ripagare il proprio debito. In questo momento le nostre economie non possono ripartire se noi non riaggiustiamo il rapporto di cambio. Non possono farlo, mi dispiace per i buonisti che dicono che la colpa non è dell'euro ma dell'austerità. Le cose non stanno così, l'austerità è un portato dell'euro e deriva dal fatto che se c'è il cambio bloccato, per riaggiustare gli squilibri esterni sei costretto a tagliare i redditi perché i tuoi cittadini importino meno, cioè ci stanno massacrando per questo motivo qui. Allora, uno sganciamento della Germania farebbe bene a loro e farebbe bene a noi, in termini puramente asettici. Poi naturalmente è un atto politico e quindi bisogna vedere come viene gestito. Sono d'accordo che bisogna ragionare non solo sulla mera dimensione monetaria della vicenda, ma anche su come viene gestita e su come ci si fornisce poi di nuove regole. Però il punto è che il ripristino di una flessibilità dei cambi all'interno dell'Eurozona è una condizione necessaria, anche se forse non sufficiente, per cominciare a ripartire. La mia opinione è che in questo percorso, che potrebbe partire da una secessione del Nord, l'Italia avrebbe tutta la convenienza a dotarsi di una sua moneta come obiettivo finale. È anche un fatto che questo obiettivo finale non è proponibile adesso come immediato e come, diciamo, raggiungibile in un solo step. Quindi per questo motivo io sto lavorando con colleghi di altri paesi su una proposta politica che prevede in realtà una segmentazione controllata dove sono i paesi più competitivi a uscire, e per quello che possiamo vedere il secondo paese più competitivo dell'Eurozona dopo la Germania sorprendentemente potrebbe essere anche il nostro, quindi, come dire, i secondi a uscire potremmo tranquillamente essere noi. Bene, allora io ho cercato un po' di spiegarvi le motivazioni del testo, i motivi per i quali mi ha fatto molto piacere incontrarvi e quali sono le prospettive che vedo, perché ero molto arrabbiato e molto impaurito quando ho cominciato a scrivere il libro. Ora sono un po' meno arrabbiato perché mi sono sfogato scrivendo il libro, anche un po' meno impaurito perché tante cose che sono scritte nel libro stanno succedendo, e quindi spero che possa anche succedere quella cosa che dice Paul de Grauwe, che è uno dei massimi esperti di integrazione economica europea. Cioè spero che alla fine il buon senso possa prevalere. Questa è la mia natura illuminista. Mamma mi ha fatto illuminista, io quindi continuo a pensare che alla fine l'essere umano possa porre un freno alle sue pulsioni autodistruttive. Spero di poter condividere quindi con voi questa parola di speranza e mi espongo con molta
con molto interesse alle vostre domande.